Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Fran 4 insieme a Danciovi. Siamo pronti oggi. Ciao ragazzi. Siamo pronti oggi perché è il momento cruciale della nostra partita. Oggi il nostro obiettivo è di portare con la monarchia, la Germania e l'Italia. Sarà difficile, sarà facile, non si sa ovviamente. Quindi, pronti? Si parte. Si parte. Ovviamente Anciovi è molto più esperto di me su questo DNC e allora lui mi indicherà una via. Mi indicherà una via. La via quindi, verso la monarchia. Una via verso la monarchia, quindi già dimmi già cosa devo fare perché io non lo so che cacchio devo fare. Devo fare già Opus Italy. Sì, conviene farlo subito. Ok. Dimmi. Io ti consiglio di costruire sul lato sinistro, quindi Western Rems, Western Fallen, Rhineland, quelle là, quelle zone là. Ok, quindi gira questo. Che il confine con l'Olanda, praticamente. Bene, quindi lo prenderemo nel culo, ragazzi. Spero che vi piaccia questo. Vabbè, dai. Vabbè raga, sarà una partita unica, nel senso, non staccheremo sempre, nel senso sono io che quando editerò i video, taglierò il video completo. Quindi non inizierò sempre con un ciao a tutti ragazzi, ma sarà un episodio lungo e continuo. Questo sempre sotto consiglio di Anciovi. Ehi. Quindi ragazzi, direi che andate un po' a vedere sul suo canale, che fa anche, ci sono anche dei video interessanti, devo dire. E allora, andate, date bene una occhiata, se no siete degli stupidi idioti. Dopo aver salutato Mr. Frame, possiamo anche iniziare, voglio dire. Ok. Quando vuoi, sono pronto. Ecco, io sto... ti consiglio di non preoccuparti più di tanto sulle divisioni corazzate, preoccupati di più sugli aerei e sui fucili. Sui fucili lo prendiamo nel nano. Un attimo che finisco da preparare. Quando fatto tu me lo dici e non lo faccio. Intanto Anciovi devi fare una campagna contro l'Etiopia. Io ti consiglio di fartela puppet perché se te la prendi. Cosa scusa? Se ti fai in Etiopia. Cioè, vatti la puppet, secondo me. Secondo me è meglio puppet. E conquista. Guarda. Forse sì, forse no. So. Che altro provo? Ma io l'osso dopo l'attacco, me ne frega proprio in attacco. Io la mangio. Che vorresti attaccare? No, sì. Non puoi farlo più con i focus una volta che passi a... Se ho poi Hitler. Con i focus no, ma come esercito da sì. Ah vabbè. Non può sopravvivere, cioè è qualcosa di inammissibile. Che paragone oggi ragazzi. Quando political vuoi... connected. Quanto fuori, io pronto Zona, mio signore. Io quasi. Ok. Così faccio. Perfetto, via. Ok, ragazzi, si comincia. Sarà una serie interessante. Vediamo un po' come andrà. Se andrà bene, va bene, se no prendiamo le mani. Semplice, semplice la cosa. È più semplice di così, guarda. Mefo Beans. Che cos'è? Non ti conviene farlo perché tanto funziona solo se c'è Hitler al potere. Ma che dovrebbe fare? In cambio di meno political power c'hai dei bonus del 25% su, mi sembra, tutte le costruzioni. Mi sembra su tutte, non ne sono sicuro. Già c'è poco di political power.
vado pure Ah, spiro. occhio che te ne dà 120 appena finisci il focus. Ti Poi conviene sì. usarlo, secondo me ti conviene usarlo su un generale che ti aumenta l'attacco delle truppe. Tipo No, aspetta, aspetta che dopo cambiano. sì, però per fare un esempio. Non mi ricordo come si chiamano. Mi sembra che Guderian viene comunque con te. Roman viene? Rommel pure, sì. Ma tu che Anzi, prima mi ignori? dice. Dimmi appena ti esce la scritta. È andato. Ah, ok, tempismo perfetto. Fermi Ok. tutti. Ok, Ora. fermate. Allora, Roman c'è? Dovresti avercelo, sì. Madonna, Roman è con me. Figa. Prepariamo una. Ricordati di usare gli aerei. No, ieri no. chi mettiamo anche? Chi possiamo mettere? Uno buono. Guderian o Malmsteen? No, Vedi i Guderian. bonus che c'hanno. No, Guderian. Bene, il vostro obiettivo, signori, è molto semplice. Conquistare un'altra parte della Germania. Guarda, un obiettivo più semplice non ve lo Ce potevano l'abbiamo dare. fatta. Abbiamo una flotta. Usiamola. Porca troia. Occhio che la flotta sua credo sia più forte. Allora, come detto, tu dobbiamo mettere un generale che sia capace di avere un buon attacco. Ah, ricordati la cosa di DLC che poi metti i Field Marshal, i generali. Ah, quindi che fanno? Tu no, puoi mettere no, il generale che comanda le divisioni. Poi metti tipo il generale che comanda tutte le armate. Ah. Là in basso, no, ci sta il più a sinistra e il più a Sì. destra. Ma no, non mi sapevo questa cosa. Penso Con i nuovi DLC l'hanno messo. che è una cosa Praticamente. inutile. Vedi, occhio, non. Ci sono dei generali più capaci, ovviamente, altri più scandalosi. Questi tutti. Sì, No, i Field Marshal tedeschi dovrebbero essere forti. Sono quelli italiani che sono le zie. ovviamente non poteva essere altrimenti. Va bene, di solito non li uso mai perché vorrei comandarne più grazie io. Ah, più che altro perché aggiunge bonus, capito? Ah, bonus, fermi, bonus, che bonus. Guarda, se tu. Mo no, l'hai già messo o ancora no? No, già l'ho messo. Ok, ora metti tutti e due i generali al comando suo. Come si faceva? Cioè. Ah Allora, il primo no, già ce ok, mi l'hai pare che sotto. avevano fatto, mi pare che avevano fatto. Clicchi sinistro sul generale e destro sul Field Marshal. Ok, ce ne sono due. C'è Rommel e Guderian con una specie di blocco schermo su sto film Marshall. Ok, Sì, perfetto. sì, ok, ho fatto. Ok. Quindi mo dovrebbe Ma andare. semplicemente dà dei bonus agli altri due generali. Bello. Ottimo. Mi piace sta cosa. Interessante. Ok. Quindi quando vuoi iniziamo. Pronto? Hai Sì. già messo i piani, ti conviene metterli subito? Già fatto, tutto cosa. Perfetto, via. Bene, signori, si parte con questa guerra civile. Non sarà facile, come ho già detto da prima. Da prima non si può dire, come ho già detto prima, però noi ci proviamo perché insomma, noi siamo comunque i più forti del mondo. All'imbatto iniziale dovresti avercelo più forte tu. Infatti, Occhio. è il contrario quasi. Vabbè, intanto noi addestriamo qualcuno. Ok, posso addestrare tre divisioni, vai. Tre divisioni. Ah no, non te lo consiglio. Perché?
Vabbè. Se no È finisce. perché finirai i fucili molto velocemente. Bene. Quindi avremo un grosso deficit. Non è proprio quello di cui avevo bisogno. No, 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 prego. Ok, dimmi se devo abbassare la velocità, in caso No, ti no, 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 servisse. no. Ah, che non avevo controllo aereo nella Germania sotto. Proprio così. Sviluppiamo una radio. E mo non posso fare nessun Occhio fucile. che t'hanno chiuso qualche divisione. Bene. Dove? È al centro dove stai a cercare di fare Oh bonnet. cazzo. Ok, io inizio a attaccare l'Etiopia. Quando puoi manda pure delle belle divisioncine schifose, Eh appunto come gli sì, anni, ma finisco tanto. da conquistare l'Etiopia. Ma non sarà semplice. Cioè, in teoria sì. Però il problema è che. Cioè. Come dire. Ma sono più forte. Ok, ho perso delle navi. Ma non è che sta andando bene? Lungo. Poi è una Spagna nazionalista. Iniziate in vetta la Spagna nazionalista. Come sta andando, no? Non andando bene. Aspettavo di meglio. Ma ho così conquistato tutta l'Etiopia. Il problema è che hai bisogno di unità, più che altro. Occhio, non ti conviene prendere Berlino, ti conviene coprirti. Ci sono quasi! Non Occhio a nord, eh. mi arrendo! Oh cazzo! Fuga! Vabbè. Ma non c'è nessuno. Perché qua la deficienza artificiale, come da parola, è deficiente. Chiudi proprio i pacchetti sotto e copriti sopra. Beh, Se si muovono. quante divisioni ne perse tantissimi. Non so. No, cazzo, no. No, oddio. Ah, ok. E presa blocca.
fa perdere in una maniera incredibile. Accetto. No, posso mandarne solo due, cazzo. Manda, manda. Ce l'accettasse in pausa. Dovrebbe uscirti comunque il coso. Aspetta. Sì. No, ho messo declina. Porca troia. Sono un Mo non posso genio. mandartelo fino al 7 giù. Ah, non so neanche dove arrivano le truppe perché ti porti un mistake.